la musica può considerarsi a livello sociale come lo sport e lo sport come la musica? Beh, la musica come lo sport ci dà emozioni, ci dà sentimenti, e allora sono due generi, due ambiti molto diversi, ma in questo senso sì, perché ci dà questa emozione, poi soprattutto lo sport e la musica, soprattutto la musica che viene fatta dal vivo, ha addirittura più emozione, arriva di più anche al pubblico. Io ho sempre paragonato un giocatore, un calciatore che sta per calciare un rigore con il tenore che sta per cantare un do di petto, cioè il momento di più tensione, pressione, uno tenore che deve cantare il do di petto alla scala o il giocatore che deve calciare in una finale di Champions. Allora, questa tensione, questa pressione è straordinaria, che questo si trasmette con emozione al pubblico. Una seconda domanda che le voglio porre è questa. Lei ha praticato degli sport? Sì, male ma sì. Cosa ha praticato? No, io ho giocato calcio male. La destra non era male, la sinistra era di sughero. Ho giocato, e non rido adesso, anche pallacanestro, pur essendo 1,70-1,71 m. Ho giocato anche pallacanestro da ragazzo, poi la bici e la marca. In competizione ho giocato pallacanestro e anche un po' di calcio. Quei sport che facciamo. C'è qualche sport le domeniche che la incolla davanti al televisore, che gli piace guardare? Ahimè, il calcio, anche il pallacanestro, anche il basket, ma soprattutto il calcio. Cosa ne pensa di questo premio di oggi? Senz'altro qualsiasi riconoscimento fa sempre molto piacere. Poi un riconoscimento che non viene dal mio ambito esattamente, no? Sia quello della lirica, quello quello che è la mia fondazione di lotta contro la leucemia. E poi viene a Milano, viene in Italia. Forse, non so, ma io ho una debolezza per l'Italia e anche una grande debolezza per Milano, per tutto quello che significa, soprattutto nel mondo della lirica. La Scala senz'altro è la quintessenza del mondo della lirica, la quintessenza dell'opera. Noi cantanti siamo sempre molto emozionati, dicevo prima una sua collega, solo passare davanti alla Scala, non soltanto andare sul palcoscenico, solo passare davanti alla Scala è già una grande emozione. Tra i suoi colleghi si ricorda qualche tenore appassionato di sport? Sì, diciamo Luciano per esempio. Luciano è un grande appassionato. Non so se svelo qualche segreto, lui era juventino. Anche se era modenese, ma lui era juventino, forte, forte. Anche il ciclismo piaceva molto a lui. Ma Luciano aveva giocato anche a calcio negli anni giovani, nel ruolo di portiere, se ricordo bene. Allora era un grande amante del calcio, soprattutto dell'Italia, più che di qualsiasi altra squadra specifica dell'Italia. Ho vissuto con lui purtroppo la finale a Pasadena dei campionati del 94 negli Stati Uniti, che purtroppo avete perso, e lui era disperato come tutti voi italiani, logicamente. Cosa consiglia a un giovane che si vuole approcciare al mondo della musica e dello sport? Per diventare grandi, quali sono gli ingredienti che servono? Ma secondo me, prima di tutto bisogna avere un certo istinto, un certo talento, sia per lo sport, sia per la musica, sia per la lirica. Ma io penso che la cosa più importante sia la disciplina. Sapere che uno deve essere disciplinato, che deve fare le cose con rigore e con serietà. Penso che per i giovani questo sia fondamentale. Io lo ringrazio. Grazie a lei.